Nell'ambito della rassegna dell'editoria Gardesana, questo pomeriggio è stato presentato Quando il mondo era in ordine di Isabella Bosti Fedregotti, un racconto i cui protagonisti sono i ricordi di un'infanzia felice, di quando tutto era bello, almeno dal punto di vista dei bambini. Ce lo può descrivere brevemente? Beh, a leggerlo attentamente non è proprio così. Il mondo in ordine non era mai, non è mai stato, non sarà mai, e ci sono delle pagine che lo spiegano chiaramente. Sono delle memorie, direi, inventate dal vero, nel senso che non bisogna prendere però colato, non è un'autobiografia, sono dei quadri che raccontano un passato, ma non necessariamente il mio, per vari motivi. Uno, perché lo lavoro dello scrittore è inventare. Due, perché sono memorie lontane che si confondono, che si ricostruiscono, che cambiano nel corso del tempo. Tre, perché coinvolgo nel racconto altre persone che magari non amano essere messe nero su bianco. Lei è anche una giornalista, ovviamente, oltre che autrice. Cosa si sente di consigliare a magari giovani che decidono di intraprendere questa strada in questo momento in cui comunque l'editoria sta vivendo un momento difficile? Appunto, è un capitolo molto doloroso. Io consiglio scrivere, 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 certo, scrivere fa bene, ma entrare in un giornale, certo, uno penserebbe che oggi ci sono più possibilità perché ci sono tutti i giornali online, perché ci sono le televisioni, ci sono le radio. In realtà, almeno al fine di potersi mantenere, la strada è lunghissima.